Sono Cristina Comorebi del Michael Jackson Fan Square e voglio raccontarvi una storia. Nel 1987, durante il glorioso Bad Tour, Michael conobbe Mr. Akio Morita, padre fondatore della Sony. Tra i due nacque un'amicizia spontanea e bella, nonostante la differenza di età. Da un lato c'era la giovane star che stupiva il mondo, dall'altro l'anziano e riservato signore giapponese, cresciuto all'ombra dei Sakura in fiore e ideatore del primo Walkman. Nel 1993, purtroppo, Mr. Morita si ammalò gravemente. Per questo motivo, Michael realizzò delle musicassette che fece spedire in Giappone, contenenti alcune tracce audio che registrò personalmente, e con la sua voce Michael pronunciò frasi come queste: «Mr. Morita, per favore, si riprenda. Le voglio bene, Mr. Morita. Io credo nella sua guarigione e sappia che tutto il mondo ha bisogno di lei, soprattutto io». Poche parole, spontanee e recitate con il cuore, rivolte a un amico che viveva oltreoceano. Akio Morita e sua moglie ascoltarono tutti i giorni la musicassetta registrata da Michael, e quella voce fu per loro conforto e sostegno, perché la malattia non colpisce solo il corpo, ma anche la mente, e tende all'isolamento, ad abbandonarsi e a chiudersi in se stessi. Michael, dunque, non era solo il ballerino che infiammava gli stadi di tutto il mondo con Billie Jean, che emozionava il pubblico cantando Man in the Mirror. Oltre all'artista c'era un uomo, un essere umano soprattutto, un essere umano che si prodigava per gli altri e che pochi hanno compreso. E se vi ho raccontato questo aneddoto, l'ho fatto con una speranza, che la mia voce, trasmessa dalle frequenze di questa radio, possa raggiungere quante più persone possibili affinché tutti capiscano chi era veramente Michael Jackson e il valore della sua anima e quanto, alla fine, tutti noi abbiamo sempre e solo bisogno di una cosa: di amore.